Siamo col capitano Vincenzo Benedetti. L'anno scorso grandi soddisfazioni, oggi siete stati premiati ufficialmente dal Comune, vi è stato dato questo riconoscimento non solo per essere saliti di categoria ma per aver vinto anche tanto a livello di giocatori con il capocannoniere, miglior difesa che si sono magari anche scordati, e c'è stata però anche la Coppa Disciplina, che non era per niente facile vincere nel campionato di eccellenza. Sì, assolutamente sì, è stata un'annata memorabile che rimarrà nella storia del calcio vastese, rimarrà nel cuore e nella testa di chi ha vissuto in prima persona questa grandissima cavalcata. È vero, oltre ad aver vinto il campionato abbiamo ottenuto la vittoria della Coppa Disciplina, che per una squadra che vince il campionato è difficilissimo ottenerla. Abbiamo vinto il premio della, non c'è nessun premio, un orgoglio di aver fatto la miglior difesa. E voglio anche aggiungere un altro premio tra virgolette virtuale che abbiamo ottenuto, è quello di aver integrato nel gruppo con noi due ragazzi che stanno al centro di immigrazione, come Koulibaly e Omar. Una squadra che è comunque una grande famiglia, l'avete dimostrato anche nell'inizio di questa stagione. Sì, siamo un grandissimo gruppo, sarà retorica dirlo, ma la forza di questa squadra appunto è il gruppo. Siamo una famiglia, stiamo sempre insieme, abbiamo piacere di rivederci ogni giorno al campo, cene su cene durante le settimane, quindi stiamo bene insieme, e finché sarà questo lo spirito di questo gruppo andremo lontani. Abbiamo parlato di miglior difesa, quest'anno col campionato di eccellenza non sarà semplice perché ci sono tanti giocatori, soprattutto lì davanti in delle squadre di categoria. Qual è magari il giocatore che potresti temere di più o come difesa più difficile da fermare? Sicuramente sarà molto molto più difficile rispetto all'anno scorso, perché naturalmente esistono le categorie apposta, se in eccellenza ci sono giocatori e attaccanti molto più forti. Guarda, io ho giocato un attaccante che quest'anno mi ci riscontrerò, che è il Lepre, che quest'anno sta al Castelnuovo, che è uno degli attaccanti più forti e più completi con cui ho giocato contro. Un altro paio, fortunatamente se ne sono andati, che sono Pendenza e Maio, uno che è andato in Umbria, un altro che è andato, sono contentissimo per lui, in Serie D. Quindi comunque sarà un campionato di sacrificio, voi però siete pronti a questo, visto che comunque siete una squadra che lotta tra virgolette per la salvezza? Sì, senza tra virgolette, partiamo per una salvezza, poi se Dio vorrà ci divertiremo. E sarà un anno di sacrifici, io ho detto ai ragazzi, la prima partita di campionato, l'anno scorso abbiamo fatto 1000 sacrifici, quest'anno dovremmo farne 2000, perché ci sono molti giovani che si affacciano per la prima volta al palcoscenico dell'eccellenza, quindi dobbiamo essere pronti a ogni qualvolta stiamo lì per crollare, dobbiamo essere pronti, grazie anche all'aiuto del nostro grande mister, da rialzarci. Domenica si giocherà all'Aragona contro l'Alba Adriatica, che è una squadra che ha sempre ben figurato negli ultimi anni nel campionato di eccellenza. Può anche quel campo darvi un'emozione, un'adrenalina anche in più? Beh sì, ci scontriamo con l'Alba Adriatica, che è una squadra di categoria ormai da anni, è una squadra giovanissima, con 3-4 over comunque di categoria, e giochiamo all'Aragona, dove appunto è uno stadio glorioso, soprattutto per noi vastesi, che la squadra, la gran maggior parte sono tutti vastesi. Giocare all'Aragona era il nostro piccolo sogno da bambini, giocare all'Aragona con lo stadio pieno, lo stadio non sarà pieno perché non abbiamo al seguito i tifosi, però per noi è un motivo di orgoglio e ce la metteremo tutta per appunto portare a casa i 3 punti. Alfonso Calvitti, premiazione in comune per la grande stagione che ha avuto la Bacigalupo Vasto Marina lo scorso anno, non solo bravissimi in campionato perché siete saliti di categoria, ma anche il titolo di capocannoniere per Cesario e soprattutto una Coppa Disciplina che quando si vince non è per niente facile portare a casa. Sì, i programmi della società erano un po' più lunghi, abbiamo anticipato le tappe, adesso si sale di categoria e abbiamo confermato quasi per intero il gruppo storico che ci ha portato in eccellenza, ho fatto qualche ritocco, adesso è difficile, dobbiamo fare una salvezza tranquilla, questo slogan porta fortuna, va bene così.
quest'anno avete iniziato però col piede giusto, almeno con lo stesso entusiasmo che ha contraddistinto la passata stagione, visto che avete fatto due partite di Coppa eccezionali. Sì, però la Coppa è tutt'altra cosa, adesso comincia il difficile, il campionato riserva altre attenzioni, valgono i 3 punti, la Coppa sì, ti dà tranquillità se fai bene, però noi l'obiettivo nostro è il campionato, è salvarsi il più presto possibile, mettere 5-6 squadre sotto di noi. La prima partita la giocherete contro l'Alba Adriatica, che è una squadra che negli ultimi anni ha dimostrato di saper giocare bene a pallone nel campionato di eccellenza, e la giocherete su un campo che comunque però vi può emozionare, che è l'Aragona. Anche loro come hanno la similitudine come squadra, hanno qualche esperto, gente di categorie importanti come Miani, Petrini, e hanno un mix di ragazzi importanti che hanno fatto sempre bene. Così l'Alba Adriatica è la solita squadra importante, sempre squadre buone ha avuto. Il bene del Vasto Marina è anche quello che ha una società comunque tra virgolette solida, che si confronta, litiga anche, però poi alla fine le decisioni vengono prese sempre tutti insieme e si è costruito qualcosa di bello anche con questo connubio con il settore giovanile della Bacigalupo. Sì, i nostri budget sono limitati, non abbiamo tifoserie, non abbiamo incassi, stiamo cercando di fare sul territorio, cercare i ragazzi di prospettiva, abbiamo confermato Koulibaly e l'altro ragazzo di colore, abbiamo messo qualche puntellatura alla squadra dell'anno scorso, abbiamo in rosa diversi ragazzi di prospettiva, speriamo di aver fatto bene e continuare a fare bene in eccellenza. Può essere la sorpresa di questo Vasto Marina, il giocatore sorpresa o rivelazione di questo Vasto Marina? Vabbè, io penso che sia la consacrazione di diversi giovani che abbiamo, uno su tutti, Irace, ha cominciato già col piede giusto nel 2002, ma non trascurerei neanche gli altri, siamo una squadra giovane, quindi ragazzi di prospettiva ne abbiamo tanti, sta a loro applicarsi sempre e seguire le guide degli allenatori.